Sbarca Online, una nuova iniziativa promossa dall'Associazione Blu & Soci e dal direttore artistico della rassegna Beppe Granieri. Si tratta di Bitonto Blues Festival Pandemic, una trasmissione musicale online che si sviluppa nell'arco di 5 puntate, in onda ogni venerdì. Artisti italiani, francesi, statunitensi, argentini suoneranno in streaming riuniti sotto il motto Stay With Us. Ottimi riscontri sono stati raccolti dopo la prima puntata andata in onda ieri, a partire dalle 18:30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival. I cittadini sono stati allietati dalla buona musica di Matteo Sansonetto, del chitarrista franco-irlandese Carl Wyatt, di Gabriele Dodero e Sebastiano Lillo, nonché delle band The Blues Queen, Blues Touch e del duo calabrese Duo Canale. La trasmissione condotta da Pierluigi Morisco è stata arricchita da grandi ospiti, come Lorenz Zadro, direttore artistico del Blues Made in Italy, e Raffaello Tullo, musicista e frontman della Rimbam Band. In realtà, il Bitonto Blues è uno dei festival più noti della città, e la novità è stata proprio la formula Smart TV adottata quest'anno per via della pandemia in corso, che ha spinto l'associazione Blu & Soci a legarla a un nobile intento. È partita infatti con la sua prima puntata una raccolta fondi per il Policlinico di Bari, volta all'acquisto di dispositivi di protezione individuali e respiratori. Sarà possibile effettuare una donazione attraverso le coordinate bancarie indicate sui canali social del Festival. Insomma, una bellissima iniziativa di solidarietà a cui hanno aderito molti artisti, non soltanto italiani, superando le difficoltà legate al fuso orario o all'affetto e alle emozioni dirette del pubblico, costretto ora a seguirli dietro uno schermo.